non avendo fillossera, si fa una selezione massale completamente pura. Cioè, nel senso, tu prendi il ramo della varietà, della specie che vuoi tu, lo metti a terra e hai quel materiale là. Quando passi per i vivai, cioè, questa cosa, diciamo, si va perdendo, soprattutto su varietà minori, sfigate, tipo il caprettone, perché poi ti mandano di tutto, ti mandano trebbiano, ti mandano falanghina. Perché le piante sono più equilibrate, hanno più equilibrio tra l'apparato radicale e l'apparato fogliare, perché non avendo un porto innesso che ha un suo andamento, a differenza di quello che cioè la parte epigea e la parte ipogea sono equilibrate tra di loro, quindi praticamente quello che hai come chioma è la stessa cosa che hai come radice. Quindi se tu vuoi indurre la pianta a crescere contenuta, aumentando la fittezza di impianto, non hai poi sbilanciamenti nella parte di sopra.